Questo programma è offerto da Ci sono 25 indagati per il crollo della palazzina a Torre del Greco in provincia di Napoli avvenuto domenica, nel quale sono rimaste ferite 3 persone estratte vie dalle macerie. Tra gli indagati, i proprietari degli appartamenti del palazzo crollato e 2 tecnici comunali. Un vasto incendio ha interessato il campo rom nel quartiere Barra a Napoli alle prime luci dell'alba. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 4, ha causato anche forti rallentamenti nel tratto autostradale adiacente all'altezza di Ponticelli. I militari e il nucleo di polizia economico-finanziaria e la Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato 7 persone gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione dedita all'importazione, lavorazione, produzione e vendita di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri, contraffatti. Spaccio di droga nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri hanno arrestato 4 persone che introducevano lo stupefacente all'interno del penitenziario con l'ausilio di droni. E ancora caldo record a Napoli, la bolla di fuoco picchia duro su anziani, fragili, malati cronici che fatalmente tendono a scompensarsi. La spia rossa si è già accesa nei principali pronto soccorso della città, ma anche negli ambulatori e negli studi di medici e pediatri di famiglia. Intervenuto ad Avellino, il sindaco di Napoli ha sottolineato il legame funzionale che c'è tra le aree interne e la Campania, che offrono grandi opportunità di crescita e sviluppo. Quello Manfredi, il modello da seguire anche per l'Irpinia. Il quadro di dimensionamento scolastico è drammatico per tutta la Campania. Meno 120 autonomie scolastiche in tutta la regione, l'Irpinia subirà i maggiori tagli. La Campania è pronta ad impugnare il decreto ministeriale, assicura l'assessore Fortini. Da Marsiglia alla Campania, lo scultore che trasforma le pietre in magia. C'è attesa per la mostra dell'artista francese Philippe Selotto, che esporrà le sue opere nella residenza artistica di Villa Viscone, Rocca Bascherano. Tomorrow, no, I won't give it a break. Don't need to beg, steal, or borrow. Watch me as I walk this way. I'm busy building an empire. Don't really care what they say. No, I don't wait for tomorrow. No, I won't give it a break. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione. In apertura alla cronaca, ci sono 25 indagati per il crollo della palazzina a Torre del Greco di domenica, nella quale sono rimaste ferite 3 persone estratte vive dalle macerie. Tra gli indagati i proprietari degli appartamenti del palazzo, nonché 2 tecnici comunali. Sono 25 gli indagati destinatari di un avviso di garanzia per il crollo che domenica mattina ha provocato il ferimento di 3 persone a Torre del Greco. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata, procuratore Nunzio Fragliasso, ha avviato la notifica dei provvedimenti. Tra i destinatari anche 2 tecnici comunali che potrebbero non avere correttamente vigilato nel corso degli anni sullo stato di salute della palazzina a 3 piani. Per tutti l'accusa è di crollo colposo. Tra gli indagati anche i proprietari delle diverse unità
dello stabile, abitato fino a domenica da 23 persone. Ma tra gli appartamenti ce n'era anche uno sfitto, quello appunto il cui proprietario aveva ricevuto l'ordinanza di dissesto statico nel 2013, ordinanza che all'epoca parlava di infiltrazioni d'acqua dal solaio intermedio collocato al secondo livello del fabbricato in una cameretta dell'unità immobiliare posta al primo piano. La camera di cui si fa riferimento è quella dove è stata trovata la ventenne rimasta coinvolta nel crollo. Adesso toccherà ai periti di parte nominati dagli indagati mettere in atto le operazioni irripetibili utili a capire cosa sia successo e se le problematiche evidenziate nell'ordinanza del 2013 possano essere alla base del cedimento. E sul fronte sfollati il Comune ha deciso di allestire un centinaio di posti letto nella scuola media d'Assisi di Viale Dalla Chiesa. Intanto buone notizie arrivano dall'ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverata la ragazza estratta viva dalle macerie. La giovane è stata operata per una frattura al femore. Per fratture vertebrali al bacino la decisione spetterà ai medici. Un vasto incendio ha interessato il campo Rom nel quartiere Barra a Napoli. Alle prime luci dell'alba, il rogo, sviluppatosi intorno alle 4 del mattino, ha causato anche forti rallentamenti nel tratto autostradale. Una colonna di fumo prima dell'alba si è alzata dalla periferia orientale di Napoli, ad andare in fiamme in via Mastellone, tra Barra e Ponticelli, un campo Rom. Ancora da identificare le cause che hanno scatenato l'incendio. Sul posto fin da subito i vigili del fuoco del comando provinciale. Complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio che hanno tenuto impegnati i pompieri per diverse ore. Non è ancora chiaro se ci siano stati o meno feriti. Il rogo, partito a poca distanza dall'autostrada, ha avuto grosse ripercussioni anche sul traffico, in tilt per buona parte della mattina. Molte le segnalazioni arrivate al deputato dell'Alleanza Sinistra Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha ricordato come, soprattutto in questi periodi dell'anno, con queste temperature da record, bisognerebbe aumentare i controlli e le attività di prevenzione per evitare episodi simili. Poi il dito puntato contro i campi Rom. Vanno smobilitati, dice Borrelli, per mettere fine a questi scempi e dare maggiore dignità a chi ci vive dentro, a partire dai bambini. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato 7 persone gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione dedita all'importazione, lavorazione e produzione di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri contraffatti. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di 7 soggetti, tutti gravemente indiziati di appartenere a un'organizzazione dedita all'importazione, lavorazione, produzione, intermediazione e vendita di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri contraffatti. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'articolata indagine che ha consentito di ricostruire l'operato di un'associazione per delinquere con base organizzativa a Napoli, dedita in modo stabile e professionale alla realizzazione di un opificio clandestino che, una volta avviato, avrebbe permesso di produrre 2 tonnellate di sigarette al giorno recanti marchi contraffatti di note aziende produttrici. Le indagini hanno permesso di documentare l'allestimento dello stabilimento occulto nell'area industriale di Bernate Ticino nel Milanese e il reclutamento di manodopera straniera specializzata nell'assemblaggio e nella messa in opera dei sofisticati macchinari necessari alla produzione illecita, alcuni dei quali di recente fabbricazione. Uno dei componenti del sodalizio era gravato da precedenti specifici e storicamente legato a una delle famiglie napoletane più attive nel contrabbando di sigarette. Nei confronti dei 2 soggetti che hanno diretto e organizzato l'attività del sodalizio è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri 5 partecipi dell'associazione sono stati posti agli arresti domiciliari. Continuiamo con la cronaca perché i carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacenti destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. In particolare i militari dell'arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sammaritana, hanno sottoposto al controllo una Fiat Panda a bordo 4 persone, rinvenendo ben occultati all'interno dell'utilitaria 1,3 kg di hashish suddiviso in 13 panetti,
62 grammi di cocaina, nonché 7 telefoni cellulari e 4 microcellulari muniti dei relativi caricabatterie. Lo stupefacente era stipato in 6 distinti plichi aventi un uguale peso. Tra il materiale rinvenuto anche un drone di ultima generazione idoneo per strutture e capacità di carico a trasportare tutto il materiale sopraindicato e ad introdurlo nel carcere. Ancora caldo record a Napoli, la bolla di fuoco picchia duro su anziani, fragili, malati cronici che fatalmente tendono a scompensarsi. La spia rossa si è già accesa nei principali pronto soccorso della città. L'ondata di caldo torrido del fine settimana continua e nell'ennesima giornata di temperature oltre ogni limite la colonnina di mercurio a Napoli salirà oltre i 40 gradi per toccare i 50 in alcune zone della città. Grande apprensione da parte della Protezione Civile della Regione Campania, che a questo proposito ha emanato un'allerta meteo per ondate di calore, valida almeno fino a mercoledì 19 luglio. L'invito è a tutelare anziani, bambini e persone fragili, con la raccomandazione valida per tutti di non uscire nelle ore più calde, limitare le esposizioni prolungate al sole ed evitare gli spostamenti in auto. Intanto, ambulatori pediatrici, ospedali e pronto soccorso danno i primi numeri sugli effetti delle temperature sopra la media. I medici parlano di casi in cui, nei pazienti più avanti con l'età, questi picchi producono un'acutizzazione di patologie croniche a causa della disidratazione. In crescita i numeri anche di svenimenti, lipotimie, cali di pressione e sincopi. Segnali cautamente positivi arrivano dal Pellegrini, dove la popolazione ha ridotto gli accessi per codice a bassa urgenza, segno di una prudenza ben assimilata a non uscire di casa nelle ore di massima calura. 200 ingressi al giorno al Cardarelli, invece. Allarme dal Santo Bono, il cui primario, Vincenzo Tipo, invita a tenere alta la guardia sui rischi di disidratazione nei più piccoli. Una decina di ingressi nelle sole ultime 48 ore. In due casi è stato necessario il ricovero. La situazione però sembrerebbe essere sotto controllo. Al momento dalla Protezione Civile regionale non segnalano situazioni di particolare emergenza e anche le due ASL locali si sono già attrezzate per accogliere le persone che potrebbero fare ricorso alle strutture ospedaliere a causa di malori causati dal grande caldo. Per domani intanto le previsioni parlano di una lieve attenuazione nelle temperature. La massima prevista è di 35 gradi, che si toccherà intorno alle 14, mentre la minima si raggiungerà intorno alle 6 e ancora una volta non scenderà sotto i 20 gradi, assestandosi invece sui 24. Purtroppo invece non arrivano buone notizie dalla Protezione Civile della Regione Campania, che sulla base delle valutazioni del centro funzionale ha prorogato il vigente avviso di ondate di calore almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali, circa 7-9 gradi in più rispetto agli standard del periodo, con valori che potranno superare i 40-41 gradi e un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare anche l'80% in condizioni di scarsa ventilazione. Intervenuto ad Avellino, il sindaco di Napoli ha sottolineato il legame funzionale che c'è con le aree interne della Campania e ha parlato anche del modello Manfredi e dell'autonomia differenziata. Ascoltiamolo. La presenza di Gaetano Manfredi ad Avellino all'incontro promosso dall'associazione Fausto Addessa è stata l'opportunità di approfondire con il primo cittadino di Napoli diverse tematiche attuali, su tutte il legame tra il capoluogo partenopeo e le zone interne della Campania. C'è un legame non solo storico, c'è anche un legame funzionale. Chiaro che Napoli, che ovviamente è la città più grande della Campania, un po' un motore di sviluppo importante, trova nelle aree interne delle risorse che sono estremamente significative per il futuro. Una grande regione come la Campania, che ha 6 milioni di abitanti, deve trovare una sua dimensione di prospettiva in un riequilibrio dalla costa alle aree interne. Per Napoli il modello Manfredi deve aver portato una ventata di ottimismo e di novità, diventando un modello da seguire anche per le altre zone della regione. Oggi noi in Italia abbiamo bisogno dappertutto di un fronte progressista ampio, un fronte che sia in grado di mettere insieme esperienze diverse, ovviamente anche storie politiche diverse, però con un programma di governo
che sia un programma di governo che guardi a delle priorità, che è un'agenda sociale, un'agenda urbana, la necessità di un nuovo modello di sviluppo che consenta crescita, soprattutto lavori contro lo spopolamento, la diaspora dei tanti giovani che partono e crei nuove opportunità e nuove occasioni. Il sindaco di Napoli infine ribadisce ancora una volta il suo pensiero sull'autonomia differenziata, definendola un'ipotesi istituzionale antistorica che non fa bene al Mezzogiorno, non fa bene al Paese perché lo indebolisce in Europa. Una competizione tra le regioni che non fa bene al Paese e poi ovviamente anche una marginalizzazione del Mezzogiorno che invece è una grande opportunità. Io penso che il futuro del Paese non sia tante piccole regioni, il futuro del Paese sia uno Stato forte che sia capace poi di utilizzare i tanti livelli istituzionali a livello locale come risorse. Ci fermiamo ora per una breve pausa, l'informazione torna tra poco. Rieccoci in studio con l'informazione. Il quadro di dimensionamento scolastico è drammatico per tutta la Campania, soprattutto per le aree interne. Meno 120 autonomie scolastiche in tutta la regione. L'Irpinia subirà i maggiori tagli, ma la regione Campania è pronta ad impugnare il decreto ministeriale, come assicura l'assessore regionale Lucia Fortini. Il dimensionamento scolastico sarà un disastro per le aree interne, a rischio istruzione, famiglia e occupazione. La regione è pronta a impugnare il decreto, l'ha annunciato l'assessore all'istruzione Lucia Fortini nel corso dell'incontro svoltosi presso l'auditorium del Polo Giovani con dirigenti scolastici e sindaci della nostra provincia. Al suo fianco i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Alaia. Noi aspettavamo che il decreto ministeriale fosse approvato e poi pubblicato, il governo doveva farlo entro il 30 di giugno e non l'ha ancora fatto. Questo naturalmente ci crea difficoltà nel nuovo dimensionamento scolastico perché non conosciamo ancora le regole, ma non appena sarà pubblicato andremo davanti al TAR e cercheremo di dimostrare quelle che sono le nostre ragioni. In Campania nei prossimi due anni sarebbe previsto un taglio di 120 scuole, da 959 a 839 e meno 70 dirigenti scolastici, da 909 a 839. Fortini ha chiesto alle comunità una presa di coscienza più forte rispetto al dramma che il dimensionamento scolastico potrà provocare nel sud Italia. L'appello dell'assessore a dirigenti scolastici e sindaci a fare squadra. Sicuramente daremo battaglia, come stiamo facendo comunque in queste settimane, in questi mesi, al governo per una norma che dal mio punto di vista è assolutamente dannosa per la qualità del servizio che noi daremo ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Ma dalla provincia di Avellino abbiamo chiesto almeno di mantenere autonomie a 600 e 400, diciamo rispetto a quella che era la normativa precedente, e cercando davvero di ascoltare i territori, i dirigenti scolastici ma anche i sindaci che conoscono bene quelle che sono le loro realtà, partendo da questo cercare veramente di fare fronte comune. In un anno gli occupati under 35 sono cresciuti del 2,1%, mentre i 50 e 64 anni del 2,4%, il punto del mercato del lavoro con l'economista Gianni Lepre. Segnali positivi per il mercato del lavoro, ma non per i giovani, visto che il loro tasso di disoccupazione sale di quasi un punto percentuale. E quanto emerge dalle rivelazioni diffuse dall'Istat riguarda l'andamento dell'occupazione in Italia nel mese di maggio. Ne abbiamo parlato con l'economista Gianni Lepre. Segnali positivi per il mercato del lavoro, ma non per i giovani, visto che il loro tasso di disoccupazione sale quasi di un punto percentuale, è quanto emerge dalle rivelazioni diffuse dall'Istat riguardo all'andamento dell'occupazione in Italia nel mese di maggio. Rispetto al mese precedente, all'aumento degli occupati si associa la diminuzione dei disoccupati e la sostanziale stabilità degli inattivi. Su base mensile il tasso di occupazione sale al 61,2%, quello di disoccupazione cala al 7,6% e quello di inattività resta stabile al 33,7%.
Da Marsiglia in Campania, lo scultore che trasforma le pietre in magia c'è attesa per la mostra dell'artista francese Philippe Selotto a Rocca Bascerana, in provincia di Avellino. Dopo la Repubblica della Tarantella Villa Viscione, suggestiva residenza artistica di Rocca Bascerana apre di nuovo le porte all'arte e alla cultura. Il 30 luglio, infatti, è in programma presso l'antica dimora, luogo infinito di storia e cultura, l'evento per la presentazione di due scultori di fama internazionale come Philippe Selotto e Christopher Polizzano. Fino al prossimo 6 agosto sarà possibile ammirare le opere dei due artisti, capolavori che hanno incantato critici e platee per la loro originalità, eleganza e potenza espressiva. Non sarà solo una mostra, spiega il patron Stefano Viscione, ma un percorso che coinvolgerà il pubblico attraverso laboratori dedicati a bambini e ad adulti alla scoperta dell'argilla. I presenti potranno apprendere da vicino tecniche e modalità che appartengono allo studio di bassorilievi e alla scultura su pietra. Una mostra molto dinamica e dal carattere didattico, che sarà resa spettacolare anche dalla presenza di musicisti e artisti che interverranno per abbinare al fascino della scultura sonorità e magiche melodie. Ospite della prima serata Angelo Piccone, detto capitano, animatore della Repubblica della Tarantella, entusiasta per la sua attesa performance in Irpinia. Philippe Selotto, artigiano, scalpellino e scultore, nato a Marsiglia, innamorato di Napoli e del sud, visto le sue origini. Selotto, racconta, ha ereditato fin da giovanissimo l'insegnamento trasmessogli dal padre, acquisendo la passione che il genitore aveva per il mestiere di muratore e il suo gusto, la sua abilità per il restauro. Philippe, nonostante il suo impegno nei cantieri, è riuscito a completare gli studi fino ad ottenere la laurea magistrale in filosofia. È in questo contesto che viene folgorato dall'arte greca e, dopo una laboriosa ricerca, gli è sembrato necessario ritornare al mestiere, all'arte di muratore tagliapietre, per dare sostanza alle idee, formandosi presso i compagnoni De Bois a Marsiglia come scalpellino e scultore ornamentale. Dal taglio della pietra, rivela Philippe, non potevo che orientarmi verso la scultura, alla quale ora mi dedico con passione. Le mie ispirazioni, i miei modelli derivano principalmente dal vasto e ricco patrimonio dell'umanità. Gli incontri, le emozioni, gli sguardi, gli atteggiamenti fotografati sul momento. Ognuna delle mie sculture, conclude l'artista di Marsiglia, sono espressione di condivisione. Il baciamano è tra i testi più importanti della nuova drammaturgia napoletana. L'opera di Mallio Santanelli aprirà il prossimo 30 luglio la stagione il teatro all'aperto di Conca dei Marini. Si inaugura il 30 luglio alle ore 21 con il baciamano di Mallio Santanelli, interpretato da Anna Rita Vitolo e Andrea De Goizueta, il programma di eventi teatrali ideato dall'amministrazione comunale di Conca dei Marini per valorizzare il proprio teatro all'aperto, luogo sospeso tra cielo e mare, tra i più suggestivi dell'intera costiera amalfitana. Il baciamano è tra i testi più importanti della nuova drammaturgia napoletana, ambientato nella Napoli della rivoluzione giacobina del 1799. È la storia di un uomo e una donna, come ci spiega meglio lo stesso Mallio Santanelli. Il baciamano è un testo che occupa una posizione centrale nella mia drammaturgia. Devo dire che le rappresentazioni che mi hanno soddisfatto di più sono state poche. Tra queste praticamente prediligo quella diretta da Antonio Grimaldi, perché ho riscontrato che lui ha saputo cogliere tutti quei segnali che io avevo magari soltanto accennato. Lui li ha accolti, li ha realizzati, li ha resi più coinvolgenti, in modo tale che la pièce è come se avesse respirato a pieni polmoni nella sua realizzazione. Con questo servizio si conclude l'informazione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.